E signori, andiamo avanti con la storia. Intanto qua stanno fioccando un botto di missioni degli assassini, ma noi adesso andiamo a fare ciò che riguarda la storia vera e propria nel covo degli assassini. C'è il simbolo del ricordo sulla libreria. Bah, andiamolo a scoprire. Ok. I segni sulla chiave sono familiari. Il materiale l'ho già veduto prima. È simile alla mela dell'Eden, un'antica tecnologia risalente alla prima civilizzazione. Ok, c'è il ricordo di Altair ogni volta che noi prendiamo una chiave. Adesso mi ricordo. Altair 24 anni, custode del mentore, Masyaf. Che ricordi. Sei ferito? Qua è quando ci fu l'attacco dopo il, chiamiamolo, tradimento di Altair. Come ti chiami, fratello? Altair, figlio di Umar. Umar? Ah, sì. Era un bravo uomo, morto così come è vissuto, con onore. Altair! Ci hanno traditi! Il nemico ha occupato il castello! Te la caverai. E Al-Molim, dove si trova? Era all'interno quando i crociati sono entrati. Non possiamo fare niente per lui. Altair! Lascia perdere, dobbiamo ripiegare. Quando chiudo la porta del castello, aggirate i crociati nel villaggio e spingeteli nella gola. Non hai alcuna speranza. Abbas, niente errori. Scorre molto amore tra loro due, però vabbè, dettagli. Abbiamo già visto la storia di Assassin's Creed 1. Accidenti, me ne vado, lasciatemi andare. Apriti un varco fino alla porta di Masyaf. Ma se i cittadini si mettono di mezzo... Madonna, che gran botto che non vedevo sti vestiti qua. Vabbè, il combat system è assolutamente migliorato. Sicuramente non è un porting o un reskin di Assassin's Creed 1, per fortuna. Cioè, è stato ricreato tutto da zero, quindi la cosa è super accettabile. Attaccami, forza. Oh. Ok. Boom, nella testa proprio. Ormai questa mappa qua la so a memoria perché Masyaf, ragazzi. Ce la siamo girata un bel po'. Però sapete che c'è sti cazzi, cioè, che le faccio a fare ste missioncine, cioè, nel senso a ste cose di dover aiutare tutti, uccidere tutti, basta che vada laggiù. Godo. Oh madre santa! Bello fare le missioni di Altair che nel mentre ti dicono che i tuoi assassini hanno completato i loro incarichi è fantastico. Oh, non muore, non muore, non muore. Pazzo, credi di poterci salvare? Ragazzi, è buggato, non muore. Valeva la pena morire per questo, idiota? Non muore.
prenderemo! Non mi seminerà! Cioè, in realtà l'ho usato solo come scusa per starmene un pochino più qua in questo flashback, chiamiamolo così. Oh sì, grande Altair. Da quanto tempo è che non dicevo grande Altair, raga? Una vita. Adesso dico grande Ezio. E tra non molto diremo grande Connor. Anzi, prima grande Aitam, poi grande Connor. Grande Avelin. Grande Edward. Grande De Wallet. Un altro passo. Grande Shay. Arnaud. Jack. Bayek. Non te ne e così via. Di qui, traditore. No, tu fraintendi. Io non sono un traditore. Perché non posso tradire coloro che non ho mai amato. Allora sei un ponte miserabile, perché hai vissuto nella menzogna. Ci hanno sbarrato le porte al Molim. Il bastardo di Al-Molim. Adesso chiami il tuo cane a proteggerti? No, ci penso direttamente, non ti preoccupare. Condividi ciò che hai appreso con tutti come un assassino che si rispetti. Perché non condividi con i tuoi fratelli la reale estensione della tua ambizione? Dov'è il tuo senso di fratellanza? Ok. Bisogna scendere a dargliene di santa ragione. Ok, non m'ha visto. Bene, anche tu. Bene, così. Un altro buon uomo muore e tu ancora non dici nulla. Dico. Ma hai insegnato molte cose al Mualim, ma la pazienza non è mai stata fra queste. Parla! Eccolo lì! Grande al Mualim. Grandissimo! Cioè, che poi in realtà non è proprio grandissimo al Mualim, però dettagli. Hai troppa fiducia nel cuore degli uomini, Altair. I Templari conoscono la verità. Gli uomini sono deboli, vili e ignobili. No, il nostro credo dimostra il contrario. Gli hanno cambiato la voce, che sbocco. Forse non sono abbastanza saggio da capirlo, ma sospetto il contrario, che sono troppo saggio per credere a una tale follia. Gli hai dato un'occasione per conservare la dignità. Perché? Nessuno dovrebbe morire senza conoscere la gentilezza. Ma ha rifiutato la tua cortesia. Era suo diritto. Altair, t'ho visto abbandonare la fanciullezza in così breve tempo che ciò mi riempie di tristezza. Ok, questo era ancora prima del tradimento, ok? Ti adegui al ruolo di padre come fosse stato pensato per te. La voce del Molim invece è sempre la stessa. Era prima di tutto un assassino. Anche tu sei nato nell'ordine. Te ne penti? Posso pentirmi dell'unica vita che abbia mai conosciuto. Potrebbe accadere col tempo. E starà a te scegliere la via che preferisci. Vieni, ragazzo. E tieni pronta la lama. Questa battaglia non è ancora vinta. C'è la sincronizzazione totale, salva tutti gli abitanti sotto attacco, però se tu non me lo dici all'inizio, io cosa ci posso fare? Esattamente niente. Torniamo a Istanbul con l'amaro in bocca. Quindi contenevano ricordi registrati queste chiavi, questi antichi sigilli. Ma che cos'è che cerca di dirci Altair, mi chiedo? Cosa vuole che sappia o che apprenda il futuro? Ok, andiamo avanti. Gran peccato.